Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro, Cristo Gesù. Egli vi renderà saldi fino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo, Gesù Cristo, Signore nostro. Salmo. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà, e le tue meraviglie voglio meditare. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padre di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti, e là sarà pianto e stridore di denti.